La nostra prima speaker è Michela Sessi. Michela è una data scientist in Kirei Group. Prima di entrare in Kirei Group ha studiato in Milano Bicocca, tant'è vero che rientra nelle prime 13 laureate del corso di laurea magistrale in data science in Milano Bicocca. Subito dopo la laurea è entrata come data scientist con focus sul machine learning in Kirei Group e ci parlerà di superconvergenza, spiegandoci intanto le potenzialità, di che cosa si tratta e le potenzialità, ma soprattutto ci andrà a fare una carrellata sull'implementazione e sui casi di studio, quindi ci aiuterà a capire bene di che cosa si tratta. Ora invito Michela sullo stage. Ciao Michela. Ciao a tutti, buongiorno. Lo stage è tutto tuo, Condivido lo schermo. quindi a te. Ok. Allora. Ok, innanzitutto buongiorno a tutti. Sono molto emozionata in realtà di essere qui a parlare al DevFest e di aprire uno dei filoni conduttori di queste 2 giornate, che è quello appunto del machine learning. Io sono una data scientist, mi hanno già presentato abbastanza e eviterei la parte di curriculum, tra virgolette. Volevo presentarmi invece con 4 icone che un po' mi rappresentano. Sono una nuotatrice, amo il cinema, il buon cibo e disegno. Allora, di cosa parliamo oggi? Una delle domande che più ci si pone quando si ha di fronte una rete neurale è appunto come scegliere il learning rate. E quello che ho fatto io per iniziare questo talk è stato esattamente quello che potrebbero fare tutti, cioè prendere questa domanda e cercarla su Google e vedere effettivamente qual è la percezione delle persone a questa domanda. E mi sono sorpresa, neanche tanto sorpresa in realtà, quando ho trovato in diverse community l'associazione tra la scelta del learning rate e l'alchimia. Addirittura un articolo dice l'intelligenza artificiale è diventata alchimia. Ora, vediamo un attimo cos'è alchimia, soprattutto in questo contesto, qual è la sua definizione. E l'alchimia è un processo magico di trasformazione, di creazione e di combinazione. E in realtà tanto lontano non andiamo da quello che dovrebbe essere. Il problema è cambiare magia con matematica. Ora, il motivo per cui le persone associano la scelta del learning rate o l'intelligenza artificiale all'alchimia è che non esiste una strada univoca per arrivare al successo tendenzialmente, e la famosa frase one size fits all non funziona. E quindi vediamo adesso effettivamente che cosa andiamo a discutere in questo talk, ed è la superconvergenza e la one cycle policy, che sono strettamente legati poi alla scelta del learning rate. Questi due concetti, questi due fenomeni, vedono un padre fondatore che è Leslie Smith, e no, non è questa ragazza che è un'americana lottatrice di MMA, che però è la prima indicizzata alla ricerca di Leslie Smith su Google. In realtà ci tengo a precisare che il nostro Leslie Smith è Leslie M. Smith ed è uno scienziato al Laboratorio di Ricerca Navale degli Stati Uniti. Citiamo 3 suoi grandi paper che saranno poi un filo conduttore in questo talk, che il primo ha come tema le cyclical learning rates, il secondo presenta e introduce quindi il fenomeno della superconvergenza e il terzo disciplina un po' altri iperparametri. Ora, facciamo un attimo un passo indietro in modo da ripassare alcuni elementi fondamentali per questo talk. Cos'è il learning rate? Il learning rate indica di quanto io modifico i miei pesi di una rete neurale. I pesi sono un set di parametri che quindi rappresentano la rete neurale stessa. Inizialmente sono casuali, quindi sono dei valori numerici casuali, e poi devono essere opportunamente calcolati al fine di minimizzare una funzione di costo. Di fatto vuol dire minimizzare un errore, l'errore della mia deep neural network. Come però calcolo questi set di parametri, scelgo una procedura di ottimizzazione, ad esempio la discesa stocastica del gradiente. Ora,
Il problema di ottimizzazione ha però diversi inghippi, perché il suo spazio di soluzioni è diversificato e possiamo trovare delle soluzioni ottime nel momento in cui troviamo dei minimi globali e quindi l'errore è minimizzato, e dall'altra parte pessime quando invece troviamo delle soluzioni che sono sì più facili da scovare, ma in realtà si tratta di minimi locali. Il learning rate, quindi, a cosa ci serve, determina di quanto aggiornare i pesi della rete, e così da ottimizzare le performance e ottenere le migliori. Ora, se abbiamo un learning rate molto basso, ovviamente l'aggiornamento sarà molto lento e si rischia di non arrivare mai a un minimo globale. In più, nel caso in cui inciampiamo su punti di sella, il learning rate non ci aiuta. Cos'è un punto di sella? È un punto stazionario che è l'incontro di un minimo massimo. Quindi, se prendiamo ad esempio la curva verde, il punto rosso è un punto di massimo. Se ci riferiamo invece alla curva gialla, il punto rosso è un punto di minimo. E da questi punti è molto difficile uscire se il learning rate è basso. Abbiamo bisogno invece di un learning rate un po' più alto per saltare oltre. Cosa succede però se vediamo il terzo grafico, ad esempio? Se il learning rate è molto alto, si rischia di saltare da una parte all'altra della funzione di perdita senza arrivare mai a trovare il minimo effettivo. Nel caso in cui il learning rate sia poi troppo alto, divergiamo e quindi non arriveremo mai a una soluzione ottimale. Ora, la pratica comune è impostare il learning rate su un valore costante e poi diminuirlo man mano di un ordine di grandezza, a step o in modo lineare. Per fare questo dobbiamo quindi impostare un valore che è il nostro valore iniziale da cui partire. Questo valore tendenzialmente si cerca con una grid search, che altro non è che un test di prova di possibili valori del learning rate. Qual è il problema in tutto ciò? Che in realtà effettuare una grid search e fare queste prove è un approccio scomodo e lungo a livello di tempo, oltre al fatto che non siamo mai sicuri effettivamente finché non proviamo e testiamo la rete effettivamente. L'intuizione di Smith qual è stata? Quella di non focalizzarsi sul cercare il learning rate ottimale, ma cercare un intorno del learning rate, quindi un range di possibilità, come se fosse un intervallo di confidenza. Ovviamente è più facile cercare un intervallo piuttosto che cercare l'esatto numero che funziona. E per fare questo, i suoi studi dimostrano anche un nuovo approccio che è il learning rate range test, in cui con un'unica esecuzione di test, in cui si parte da un learning rate molto molto piccolo e a scalare si arriva a un learning rate molto molto grande, arrivano ad avere in realtà informazioni molto utili. Di fatto quello che si fa è si plotta la curva di andamento su un grafico, in genere è il learning rate sull'accuracy o sulla loss più comunemente. Questo è il grafico proprio che lui mostra nei suoi studi. E cosa succede? Come vediamo, a un certo punto il learning rate cresce, dove è segnato il max LR, e in quel momento le prestazioni della rete diminuiscono, l'accuracy non è più così alta, e quello è come individuare esattamente il range di possibilità. Il secondo grafico invece mostra l'indipendenza con il numero delle iterazioni. Questo è un altro esempio, non sull'accuracy, ma sulla loss, quindi ancora partiamo con un learning rate che è molto basso e la funzione non converge. Dopodiché c'è una discesa che minimizza l'errore, finché per learning rate molto alti, in questo caso oltre i 10 alla meno 2, la rete non diverge e quindi non arriviamo a una soluzione. Arriviamo quindi al fenomeno effettivo della superconvergenza. Superconvergenza cos'è? È una convergenza molto veloce. E secondo Smith, per arrivare al fenomeno della superconvergenza c'è bisogno di usare learning rate molto alti. Questi learning rate alti regolarizzerebbero l'andamento e la rete stessa, e tra l'altro usando questo tipo di regolarizzatore si mantiene un equilibrio tra underfitting e overfitting e si possono ridurre tutte le altre forme di regolarizzazione generiche. Introduciamo la superconvergenza con la prima e la più famosa applicazione, che è di FastAI al DOM bench. Il DOM bench, per chi non la conoscesse,
è una competizione che su diversi tipologie di problemi come l'image classification o il question answering, che volge l'attenzione non sulle prestazioni di accuracy, ma su altri parametri, come ad esempio il tempo computazionale o i costi per le risorse. E cosa succede? Nel 2018, per il task di image classification su Cypher 10 sta per Canadian Institute for Advanced Research, ed è uno dei dataset più famosi per l'image classification, infatti ha 60.000 immagini a colori divise su 10 categorie, da categorizzare banalmente. E cosa succede? FastAI si piazza primo con l'approccio di Smith e raggiunge un accuracy del 94% nei test in meno di 3 minuti, in 2 minuti e 54. Tra l'altro è un record, vi spoilerò questa cosa, che attualmente è a 10 secondi. Quindi molto migliorato in 2 anni, però questo è il primo approccio in cui si usa la one cycle policy e si raggiunge la superconvergenza. E sembra un po' strano il fatto che questo risultato sia sorprendente e interessante, quando in realtà già al tempo lo stato dell'arte per questo dataset era oltre il 98% di accuracy. Però la cosa sorprendente sta appunto nella convergenza in un tempo molto molto limitato. Tra l'altro lo stesso anno si piazza anche primo e terzo classificato per i costi di training, con 26 centesimi e 1 centesimo 18 di dollaro, che è un ottimo risultato. E la presenza della superconvergenza è rilevante per la comprensione della generalizzazione del deep neural network, e questo è il grafico che mostra proprio Smith per l'andamento dei suoi test su Cypher 10. E vediamo come la sua implementazione, quindi con un learning rate ciclico, che è la linea arancione, raggiunge il 92.1% di accuracy con molte meno iterazioni, quasi un ottavo, rispetto al 91.2% di accuracy raggiunto con un learning rate fisso, costante a 0,35 e a scalare a step, quindi crescente. E quindi a questo punto, di fatto, come otteniamo la superconvergenza? Come abbiamo già anticipato prima, l'intuizione sta nel non scegliere un learning rate fisso, ma ciclarlo in un range di valori, che sono molto più semplici anche da trovare. Quindi la prima cosa che si fa è si sceglie un learning rate massimo, in questo caso dal learning rate range test. E poi o dal learning rate range test stabiliamo anche il learning rate minimo, oppure tendenzialmente si imposta come un decimo del massimo o un ventesimo, dipende anche dalle valutazioni sul grafico stesso. Poi definiamo cos'è un ciclo. Un ciclo è il numero di iterazioni in cui si passa dal learning rate minimo al learning rate massimo e poi si ritorna al learning rate minimo. Di fatto è un triangolino blu che vediamo nell'immagine. La step size è metà triangolino, cioè è il numero di iterazioni in cui si passa dal limite inferiore al limite superiore o viceversa, dal limite superiore al limite inferiore. Ora, per raggiungere la superconvergenza, Smith imposta la one cycle policy. La one cycle policy, come dice anche il nome, è un unico ciclo di learning rate, in cui però il ciclo è leggermente minore rispetto al numero delle epoche totali da impostare per la rete. Questo perché la terza fase è l'annihilation phase, si aggiunge quindi una terza fase. E come vediamo dal grafico, praticamente abbiamo un primo step in cui si passa da un learning rate minimo e si arriva a un learning rate massimo, ed è la fase di warm up. Nel secondo step abbiamo un cool down dal learning rate massimo al learning rate minimo, e nell'annihilation phase arriviamo anche a un centesimo rispetto il learning rate minimo, in modo tale da imparare ancora di più e quindi arrivare al punto di minimo globale. Qual è la motivazione dietro questo ragionamento? Allora, quando il learning rate è molto alto, quindi nelle fasi centrali, questo funziona anche come metodo di regolarizzazione. Impedisce alla rete di adattarsi eccessivamente e salta quelli che sono i punti di sella o punti di minimo locali, come abbiamo visto prima quando il learning rate era molto basso.
In questo grafico, ad esempio, nel primo, questa è la funzione di perdita in tre dimensioni, e la linea blu indica l'andamento per la ricerca del minimo. Partiamo con un learning rate basso, come abbiamo visto per la one cycle policy. Con un learning rate basso iniziamo a far convergere la rete. A quel punto il learning rate sale. Quando il learning rate è alto, andiamo più veloci e quindi saltiamo eventuali zone pianeggianti e poi ci focalizziamo sull'ultima parte con un learning rate sempre più basso in modo tale da trovare un minimo, il minimo globale si presuppone. Il secondo grafico è il dettaglio della parte finale del primo grafico in cui poi si arriva a trovare il minimo per l'appunto. Allora, facciamo un attimo un recap di quello che abbiamo detto finora. Come cerchiamo i valori del learning rate? Utilizziamo il learning rate range test. In secondo luogo abbiamo capito cos'è il fenomeno della superconvergenza, quindi una convergenza molto veloce e generalizzabile, e abbiamo capito cos'è il cyclical learning rate, l'impostazione, e la one cycle policy. Come impostiamo gli altri parametri? Partiamo dal batch size. Il batch size definisce il numero di campioni che vengono propagati nella rete. E cosa vuol dire? Ad esempio, nel caso di Cypher10, se impostiamo un batch size pari a 100 campioni, vuol dire che prenderemo le immagini dalla prima alla centesima e li useremo per aggiornare i pesi per la prima volta. Il secondo batch size lo prendiamo dalla 101esima immagine alla 200esima immagine e facciamo la stessa cosa. Quindi abbiamo una serie di aggiornamenti ogni volta che un batch size viene propagato per la rete. La scelta di un batch size piccolo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Da un lato, il vantaggio più grande che abbiamo è che richiede meno memoria. Se usassimo il dataset di Cypher10 senza impostare un batch size, dovremmo usare 60.000 immagini in una volta, che è una cosa sproporzionata rispetto al lavoro che dobbiamo fare. E quindi impostare dei batch size molto piccoli ovviamente richiede meno memoria e aumenta le performance. Dall'altro lato, è un po' un'idea comune quella che si ha, che se fai più aggiornamenti, in realtà la tua rete impara con più velocità. Questo perché ovviamente ogni aggiornamento è più veloce, fai più aggiornamenti e quindi in teoria hai una maggiore velocità di addestramento. Come svantaggi, in realtà, è che se noi ogni volta aggiorniamo i pesi, un singolo aggiornamento è in realtà influenzato da, potrebbero esserci, casi particolari di quel batch size. Se noi avessimo paradossalmente un batch size uguale a 1, aggiorniamo i pesi sulla base di un'immagine, che è assolutamente sproporzionato. Cosa succede con la one cycle policy? Secondo Smith, in realtà, nonostante tendenzialmente si preferisca scegliere batch size molto piccoli, secondo Smith, con la one cycle policy è meglio scegliere batch size più grandi. Questo perché scegliendo batch size più grandi possiamo scegliere anche learning rate più grandi e quindi aggiornamenti più elevati in una sola volta. Lui dimostra questa cosa con alcuni suoi studi, diversi studi, ma per rimanere in tema riportiamo sempre quello di Cypher10. Cosa succede? Se noi guardiamo la prima immagine, l'ultima linea, quella in viola, che forse potrebbe sembrare nera da adesso da slide, ha una batch size di 128, quindi una batch size piccola rispetto soprattutto agli altri numeri. Ma lui dimostra che l'accuracy che si ottiene nei test, nelle validazioni, è maggiore quando la batch size in realtà è maggiore. Passiamo al momentum. Il momentum è pensato per accelerare il training ed è quindi di fatto un po' l'opposto di quello che è il learning rate, che invece decelera il training. E per questo l'andamento rispetto alla one cycle policy è esattamente il contrario. Quindi abbiamo una prima fase in cui passiamo da un valore del momentum alto e poi decresce fino al valore minimo. Nella seconda fase ritorna al valore massimo e, in coincidenza dell'annihilation phase del learning rate, manteniamo costante il momentum al massimo. Come scegliamo il momentum? Qui ci affidiamo ad una grid search per i valori massimi,
che quindi teniamo a 90, 95, 97, 99 e poi scegliamo quello che performa meglio, mentre per il minimo dimostra che non è così importante in realtà la scelta del minimo e un momentum di 0,85 può andare più che bene. E diminuire il momentum aumentando il learning rate porta a tre vantaggi in particolare. C'è una loss del test minore e quindi una maggiore generalizzazione della rete. Il secondo punto è una convergenza iniziale più rapida e il terzo punto è una maggiore stabilità di convergenza su una gamma più ampia del learning rate. Ora, fin qui sembra tutto abbastanza automatico e facile. In realtà poi, se guardiamo degli esempi, ci sono altre scelte da fare, come l'impostazione banalmente delle epoche. Io devo capire quanto voglio che il mio ciclo duri in base alle epoche, quanto l'annihilation phase deve essere lunga o corta. Quindi vediamo, ci affidiamo a FastAI, che abbiamo già citato prima. FastAI è un gruppo di ricerca focalizzato sul deep learning ed è stato fondato da Jeremy Howard e Rachel Thomas. Tra l'altro le interviste di Jeremy Howard sono molto simpatiche, le consiglio, e hanno fornito anche un corso gratuito per tutti e alla portata di tutti. Ora, vediamo l'implementazione sempre su Cypher 10, per vedere effettivamente cosa succede. Questo è il Learning Rate Range Test e vediamo la curva rispetto alla loss e si suggerisce in questo caso un range che può andare dai 10 alla meno 2 al 3 per 10 alla meno 2, quindi l'intorno in cui non si arriva dove il learning rate è troppo alto e quindi diverge, che è sopra il 10 alla meno 1, né ci si ferma troppo presto, quindi ovviamente come si può vedere dal grafico, se prendiamo il learning rate di 10 alla meno 5 non converge e la loss resta alta. Come un primo approccio impostiamo un ciclo di 70 epoche. Cosa vuol dire? Che abbiamo da una parte dalla 0 alla 35esima epoca la parte di warm up e dalla 35esima alla 70esima la parte di cool down. Vediamo dal grafico di loss per epoca che le fasi centrali, quindi tra la decima e la 60esima epoca, hanno una validation abbastanza instabile. E questo in realtà vorrebbe dire che abbiamo scelto un learning rate forse troppo alto rispetto a quello che è il nostro caso studio. Inoltre, se notiamo, nonostante il validation e il training restino abbastanza costanti e stabili durante tutto il ciclo, l'ultima fase ha un po' di overfitting, che è la fase di annihilation phase, quindi dopo la 70esima o 80esima epoca. Per raggiungere il fenomeno di superconvergenza, riduciamo il numero di epoche, che in questo caso diventano 50, 45 di ciclo più l'annihilation phase, e abbiamo fino alla 22esima e mezzo epoca una fase di warm up, poi la fase di cool down, e con l'annihilation phase ci specificizziamo e arriviamo fino al learning rate, che è un centesimo del learning rate minimo, che in questo caso era 0,15, e vediamo che in realtà è stabile e funziona in pochissimo tempo. Questo è un altro caso in cui l'annihilation phase diventa molto lunga e vediamo proprio come questo learning rate che diventa sempre più basso crea un overfitting finale e alla fine diverge, nonostante all'inizio poteva andare abbastanza bene. E ok, con questo concluso volevo lasciarvi con una citazione di Leslie Ann Smith che ci ha un po' guidato dietro i suoi studi in questo talk, che è leggi, sperimenta e pensa costantemente, e passerei quindi alla fase finale a salutarvi. Ok, rieccoci. Allora, intanto grazie Michela. Io condivido il mio schermo per vedere le domande. Ok, andiamo in present mode e dovremmo... si è aperto l'altro. Devo interrompere e rifare lo share. Allora, tab, share. Ok,
Ci siamo. Abbiamo già due domande. Inizio dalla prima. Te la leggo. Carmine ci chiede: in quale applicazione consiglieresti di usare la superconvergenza e se ci sono use case dove risulta più utile rispetto alla modifica di altri parametri? Allora, di fatto non è che usiamo la superconvergenza, forse mi sono espressa male anch'io su questo, ma usiamo la one cycle policy. La superconvergenza è il fenomeno che otteniamo. E io in realtà è da circa un anno che conosco la one cycle policy, quando ho fatto il corso di Fast AI che consigliamo, e quindi mi riattacco anche già alla terza domanda in realtà. E se consiglio la libreria, sì, la consiglio perché l'ho usata ed è molto intuitiva anche. E in che use case si può applicare la one cycle policy? La puoi applicare in qualsiasi use case. A me capita spesso di usarla per dati tabula, quindi banalmente tabelle. Sull'image classification sicuramente funziona bene, è stato dimostrato da vari studi, però per quanto mi riguarda non mi è capitato spesso di fare lavori di questo tipo, di computer vision, e sui dati tabula funziona bene, molto bene. Ok. Per la seconda domanda, che utilizzi pratici può avere un modello di apprendimento rapido rispetto all'utilizzo di un modello più costoso ma più accurato? Dipende dalla use case, nel senso che sta ai risultati che vuoi ottenere. Se ti serve per forza che l'accuracy sia molto alta, pensiamo anche, non lo so, a modelli medici, mi viene in mente, o farmaceutici, ok, in cui abbiamo necessità che la mia accuratezza del modello sia molto molto elevato, implementerò anche modelli più costosi e più lenti, tra virgolette. Però diciamo che se si prende in esame ad esempio l'image classification su CypherPen, quello era un esempio su immagini in cui classifichiamo dei cani, dei gatti, delle automobili, un 94%, diciamo che non facciamo danni, ecco, se non arriviamo a un 99% di accuracy. Poi dipende dal caso studio. Ok, potrebbe essere utile su applicazioni di predictive maintenance o di controllo della qualità su siti di produzione, magari. Sì, assolutamente, assolutamente. Ok, passiamo alla prossima. Cosa ne pensi di Fast AI come libreria per fare machine learning in genere? Ok, qui mi riaggancio in realtà al discorso di prima. E io l'ho usato spesso perché mi trovo bene, perché è intuitivo e quando non hai bisogno di fare grandi cambiamenti alle tue implementazioni, alla tua rete, quindi banalmente prima usavo TensorFlow, io sono ramo TensorFlow, Fast AI in realtà si basa su PyTorch, funziona ed è intuitiva. Quindi a me piace molto, tra l'altro è uscita la seconda versione nel 2020, adesso da qualche mese forse, è in costante aggiornamento, ci sono dei problemi, a me è capitato di arrivare a un punto in cui ho detto ok, questo poteva essere implementato in un modo differente, però mi piace, sono sostenitrice, ecco. Ok, altra domanda. Quanto è diffusa la one cycle policy in ambito machine learning? È ancora in una fase sperimentale oppure è già ben affermata? Allora, ho visto che in realtà al di là di Fast AI ci sono implementazioni sul web, sia anche con TensorFlow, con Keras, con PyTorch, con tutto. Quindi è diffusa. Non so quanto sia diffusa in Italia, quindi mettiamola così. Però è una domanda difficile, nel senso che è la percezione che ho io, non so effettivamente poi quanto può essere diffusa o quanto no, la consiglio, questo sì, di provarla perlomeno, a vedere a seconda dei casi d'uso. Ok. Marco Garofalo ci chiede: ha mai utilizzato la One Cycle Policy in un caso d'uso reale? Sei rimasta soddisfatta dei risultati? Sì, assolutamente l'ho usata sia al lavoro, su casi che, vabbè, non posso portarvi in questo caso, ma per la maggior parte delle volte su dati tabular, quindi come dicevo tabelle e non in computer vision. Nel momento in cui avevo fatto il corso a suo tempo, avevo provato anche un'implementazione stupida, in realtà in quel caso cosa facevo? Avevo scaricato una serie di immagini sulle scarpette di arrampicata, e avevo cercato di predire che tipo,
quale modello di scarpetta era a partire dalle immagini e funzionava. Non al primo colpo, all'inizio non riuscivo, anche perché il caso era abbastanza specifico, riconoscere una scarpetta da un'altra, però poi effettivamente sono rimasta abbastanza sorpresa, perché era una cosa che con TensorFlow non ero riuscita a fare. Ok. Francesco ci chiede, per iniziare con il machine learning, consiglieresti TensorFlow, FastAI o altro? Bella domanda. Allora, per iniziare proprio da zero, consiglierei di studiarsi la parte che sta dietro. No, va bene. Però diciamo che ci sono diversi corsi che sono utili. FastAI è gratuito. Quindi è un corso che è fatto bene, tra l'altro io ho fatto la prima versione, so che è uscita la seconda versione del corso, quindi non parlo per la seconda versione, parlo per la prima versione, che però sarà così, e mi sono trovata molto bene, perché avevo già un background di machine learning, ma ho trovato che anche aspetti, cioè si ripartiva dalle basi, quindi era ottimo in quel senso. Cosa consiglierei come framework o come libreria? L'approccio di FastAI, soprattutto nel corso, è quello di farti fare già le cose, nel senso che su TensorFlow hai bisogno di una base per forza, non puoi iniziare e dire ok, faccio TensorFlow e metti su una rete così dal nulla. FastAI invece tende a darti già la pappa pronta e poi te la spiega meglio, questo è l'approccio del corso. Quindi dipende, sta a te se sei uno che preferisce partire dalla base matematica e poi andare con ordine, oppure se ti piace iniziare già a fare qualcosa nel mentre. Chiaro, in ogni caso la base matematica Serve quella sì, è praticamente purtroppo. obbligatoria. Sì. Ok, io lascerei qualche altro secondo. Oh, è arrivata proprio mentre stavo per dirlo l'altra domanda, te la leggo. Oltre all'implementazione di FastAI, esistono delle implementazioni dell'ERange Test anche per altri framework, esempio PyTorch? Sì, esistono, e allora, in realtà poi FastAI sotto a PyTorch, cioè non è niente di nuovo, diciamo. Esistono, credo poi anche, non vorrei dire una cavolata, ma di recente ho visto un articolo su PyTorch Lightning e anche lì dentro c'è un'implementazione. Di solito la trovate come LRFinder o LRFind, qualcosa del genere, perché di fatto stiamo cercando il learning rate con cui partire. Quindi sì. Ok. Ok. Perfetto. Michela, io ti ringrazio. Se arrivano altre domande mentre parlo, te le leggo al volo. Ti ringrazio, è Grazie stata gentilissima. È stato anche bellissimo aprire questa track con una ragazza. Dicevamo prima, la diversity è molto, molto importante parlarne, ma soprattutto è importante capirne il senso e affrontare il discorso nel modo migliore possibile. Tu ci hai dato veramente una grossissima mano parlando di un argomento così complesso in apertura. Quindi grazie da parte di tutti Grazie a voi. quanti gli organizzatori. È stato un Ok, piacere. ti ringrazio ancora. A questo punto ci diamo appuntamento tra 9 minuti con il prossimo talk. Ciao a tutti. Ciao! Buona giornata.